Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui da Alessio su Ringworld. La nostra base comincia a diventare sempre più grande e sempre più carina. Stiamo costruendo una caserma per eventuali coloni che ci arrivano all'improvviso. E stiamo cominciando a mettere più batterie perché adesso siamo veramente corazzati a livello energetico. Abbiamo il generatore a can fuel che in realtà potevamo fare fin dall'inizio, ma io sono un tacchino e non me ne sono accorto. E lo alimentiamo grazie ai nostri bumalupe, che sono delle mucche che fanno la benzina invece del latte. È una cosa. Beh, lasciate stare, ragazzi. Stiamo costruendo la stanza dove metteremo i pasti. Una volta che finiamo questa stanza, il pavimento diventerà un po' più decente. Facciamo anche la porta qui. Dobbiamo fare i condizionatori, quindi in realtà dovremo fare qualche altra cosa in più. Dove li facciamo i condizionatori? Ragazzi, ricordatevi che i condizionatori li dovete fare dove potete difendere la vostra stanza, perché i condizionatori sono fragili. Quindi faremo due condizionatori qui, almeno non ci marcisce il cibo anche di estate. Questo ha costruito tutto bene, sta strillando. Il pavimento l'abbiamo fatto così perché tanto non c'è bisogno del pavimento sterile. Stiamo allargando qui il magazzino perché è tutto pieno, ragazzi. Dobbiamo aspettare che arrivi un mercante e dobbiamo vendere la roba al mercante, perché abbiamo veramente un sacco di mondezza. Potremmo anche pensare di cominciare a demolire gli archi, visto che in realtà fanno schifo. Abbiamo cominciato a sbloccare le armi da fuoco, quindi potremmo fare crea fucile da caccia e crea fucile a pompa. Ecco, ad esempio, uno e uno non sarebbe male in realtà, se devo dire la verità. Un fucile a caccia e un fucile a pompa non sarebbero male. Ecco, qui si è rotto un condizionatore. Quando si rompe il condizionatore ci sta questo simbolo qui, oppure qualunque altro dispositivo elettronico ti fa questo simbolo. Lo puoi riparare solo se hai il componente. Quindi adesso Chef si alza di notte, andrà a smantellare il rottame dell'astronave e scopriremo pure quanto ti dà di componenti. Se non sbaglio tipo 8, una cifra. 8 componenti, cioè è un sogno, caro, è un sogno. Ok, ha già riparato il condizionatore, mo chef può pure andare a dormire. Abbiamo dovuto costruire il terzo condizionatore qua perché, ragazzi, di estate fa tipo 30 gradi. Già siamo in autunno, quindi il problema si è risolto. Anzi, il problema si è risolto per modo di dire, perché adesso dobbiamo riattivare le stufe, perché sennò la gente si caga sotto dal freddo. E qui noto che sono successe tutte cose strane, ragazzi. Ad esempio, mi sono dimenticato di fare un'altra stufa qui. Bene. Tanto a livello energetico, ragazzi, siamo corazzati. Guardate quanto sale veloce la batteria. Questo è semplicemente un generatore a can fuel che ci pompa ben 1000, mentre un generatore normale, vabbè, adesso 0. La turbina in realtà ti pompa una bestia di corrente, però purtroppo va col vento, diciamo, quindi va dove tira il vento. Vult non sta facendo una sega, quindi cominciamo a fare una ricerca. Se facciamo la bassa battente possiamo fare la pistola mitragliatrice, e poi qua ci stanno le torrette automatiche che in futuro ci serviranno. Però facciamo la microelettronica e faccio almeno un pacco di granate MP, perché se ci attacca Predator con le granate MP li facciamo piangere. Senza granate MP ci sbragano l'ano, ci proprio ci camminano nell'ano, ragazzi, ci fanno un casino. Sono arrivati i riscuotitori di tributi, quindi questi qua potremmo vendergli lo schiavo. In realtà questo qua è un'interazione che non tutti conoscono. Quando arriva il riscuotitore di tributi gli puoi vendere il tuo schiavo e gli fai fai dei favori con l'impero. Però questo schiavo in realtà è buono, ragazzi, quindi io me lo voglio tenere. 10 di estrazione, quindi non gli diamo una sega, se ne va a fanculo. Diciamo la pecora trasporta quello, va. Trasporta tutti questi esercizi. Ecco qui. Qua come vedete hanno quasi finito di costruire quel muro, quindi mo abbatto tutto qui. Abbiamo dovuto allargare il magazzino perché so 30 anni che non arrivo al mercante. Io volevo vendere tutti questi trombini che abbiamo, che mi sarà la coltivazione dei trombini, forse è troppo grossa, ragazzi. Non vorrei dire troppo, eh. No, che vuoi, che è sta roba.
Non vorrei esagerare, ma forse sono troppi sti trombini. Abbassiamo un attimo l'aria. Mo cominciamo pure a avere un bel po' di erbe mediche, però siccome con le svariate trench di ribelli che ci sono, anzi di attacchi che ci sono chiesti le altre volte, eravamo quasi andati rovinati, in realtà preferisco avere una bella scortona. Poi oh, se poi famo un sacco di soldi, vendiamo anche quelle. Cioè, se ci servono i soldi, vendiamo anche quelle. Qui ancora non hanno finito di... Vabbè, io mo lascio costruire, ragazzi, perché questi devono per forza far così. Come vedete, quello che costruisce, cioè che fa i blocchi di pietra, è praticamente il lavoro più importante del mondo. Quanto manca qua? 21 ore. Tra 21 ore posso smontare questo monumento inutile. Scoiattolo adulto è diventato domestico. Allora, lo scoiattolo adulto come arriva se ne va. Ecco qui, lo macelliamo. No, Rocky gli è morto pure me, c'è il cuore spezzato, purello. Vai, non c'aveva il padrone, guarda quando salvi quasi esplode. Insetti di Trev, chi è? Trev Austin, primo consigliere di Tiberium, sta affrontando ripetute infestazioni su accampamenti vicino a Mastello. Lui vuole condurre le infestazioni da te. C'è proprio un'infestazione di due alveari. Ragazzi, le infestazioni non volete sapere cosa sono, ma ve lo dico lo stesso. Che cosa saranno? Dei nidi di alien, cioè proprio gli alien di Alien. Apparentemente la forma è quella. Ne escono un fottio da sottoterra. Se riproducono una stecca, li riescono a ammazzare subito, ma sono potentissimi, calcola. È un macello, praticamente è una tragedia. Quando c'è un'infestazione è una tragedia. E in realtà quello è praticamente uno dei nemici più difficili da ammazzare. Mo, l'infestazione di due alveari quasi quasi si può fare, ma cioè, boh, non so, so di proposito, non lo so, Io ho visto dei video di come si ammazzano, dei tipo che c'è i cristiani tutti corazzati e metti tutti i tattici in un buchetto di una casella sola. Tipo qua, metti tutti quelli con le corazze qua davanti, quelli con i mitragliatori dietro e fai entrare un alieno per volta dal buco, mettiamo caso. Ah, che poi tra parentesi qua c'è un'apertura, chissà che c'è dentro, vabbè. Comfort più 0,5, questo qua è il bonus che dà lo sgabello o quello che sia, insomma. Comunque, la nostra caserma la stiamo facendo nella terra, no? Quindi possiamo fare così. Poi possiamo fare il pavimento, il resto, ok, che verrà diverso. E no, ragazzi, se viene diverso fa pietà. No, se viene diverso fa pietà, sì, me ne rifiuto. Non si può più annullare. Mi viene da piangere, cosa devo fare? Nulla, cancello tutti gli ordini di costruzione. Vabbè, vabbè. Facciamo basta, basta, faccio così, basta. Basta, mi viene da piangere, se devo annullare, mi viene da piangere. Non ho fatto niente, cacco. Oh, qua ricordatevi che se dovete mettere un secondo tavolo dovete disattivare punto di raccolta, appunto, perché sennò i minion vanno a fare le feste là. In realtà la festa tu la vuoi che la fanno nella sala più bella che c'hai, come ad esempio la sala ricreativa che hai qui. Stiamo usando il pelo di cammello. Vedete, Mangione stava a lavorare qui e siccome non poteva raggiungere il tavolo della camera da pranzo è andato a magna qua. Oh, che cos'è? Un artigiano errante da Dotiberium de passaggio. Vabbè, ma che me frega, non è un mercante. Cioè, in realtà, se fossi in Malvagio potrei catturare questo, ma poi perde tipo i malus di reputazione con la gente, quindi che palle. Qualcuno si è acceso un trombino, ho sentito il rumore. Ma c'è il sesto senso, ragazzi. C'è lo sesto senso. Mangione e Chef non hanno mai trombato. Non hanno mai trombato, ragazzi. Non capisco il perché. Ma Blue Chica quanto manca, zi? 9. Oh, valore come schiavo 1390, zi. 1390. Sì, non è molto istruttivo Ringworld. Potresti anche vendere gli schiavi, però in realtà potresti anche imparare che cos'è il gioco di Ur in legno, un gioco risalente all'antica città di Ur, nel moderno Iraq,
che è stata trovata dagli archeologi. Andatelo a leggere su Wikipedia che cos'è il gioco di Ur. L'ho detto qualche puntata precedente. Se non l'avete visto, iscrivetevi al canale e guardatevi anche le puntate precedenti. No, ma è troppo il signore del marketing. Io cerco a uno che fa marketing così avanzato e così persuasivo, voglio mettere mi piace e mi iscrivere al suo canale, cacco. L'animali hanno smesso di portare il calcare perché se vede hanno preso tutto quello che mi serviva, quindi porto questo. Che materiale è questo? Granito. Quindi cerchiamo, diciamo agli animali di prendere anche il granito, eccolo qui. Così quello che taglia i serci va qua alla discarica, fa bu 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 bu, taglia e va subito a lavorare, capito? Intanto qua alimentano le riserve di pietra i nostri animalacci che tanto tutto il giorno non stanno facendo una sega. Cook sta andando a tagliare le nostre erbe mediche. Oh, questo penso che sia ancora il coso. Oddio, le iene viola serra, in realtà questo qua è un coso, questo qua è... Non è il riscuotitore dei tributi, è un mercante, finalmente! Ok. Chef c'ha condizioni di salute marce, vabbè, ma non me ne frega niente. Che c'ha questo? L'erbe mediche, il coltello? Ma è tutta merda, questo non c'ha niente. Cioè, non potrei comprare un coltello d'acciaio. Vabbè, senti, gli vendo la mondezza e li svaligio. Gli posso dare 132... de roba, quindi diamo la roba mediocre, tipo questa. L'eschimo ed è solo terribile, io lo damo. E i pantaloni di pelle umana mediocre, gli damo. No, già stiamo fuori, qua. Già stiamo fuori. Eh sì, stiamo così, dai, famo così. Dacci un po' di soldi, libero qualche slottino. Niente di che, proprio, Dusty troppo vecchio, ecco, per continuare a essere un elemento potente della colonia, purtroppo. Mercante arriva con una piotta e mezza, cioè, incredibile, incredibile. Nessuno ha ancora abbattuto i generatori, qua io voglio fare l'infermeria. L'infermeria ci saranno proprio dei letti apposta che dobbiamo ricercare, saranno i letti medici che saranno molto importanti. Ah, mo' mangione sta a trasportare, pure viola, non c'è niente da fare, si vede. Vabbè, ma preferisco così, calco, almeno questi fanno tutto quello che devono fare. Sto a fare la ventola. Ok, perfetto. Che cosa gli manca qua, che non lo sta a fare? Un componente, ma i componenti vanno giù come l'acqua. No, in realtà ce l'hanno, ma non vanno a costruire questo. C'hanno qualche priorità strana nelle cose che costruisci. Mi sa che piace più costruire i mobili ai cristiani che costruiscono. Non so perché in realtà. Sarà più figo costruire i mobili? Boh. Abbatto qui e poi qui dovrei fare una porta, però la faccio all'ultimo. Ma Vort invece di fare ricerca va a abbattere un po' qualche muro. Ecco, va a mangiare. Sta a fare un po' dei percorsi strani Vort. Questa sarà la galera. Sarà una stanza più o meno come questa, con un fottio di letti, confortevole però, dobbiamo far confortevole la galera, perché se no dopo i prigionieri danno di matto e non va bene. Abbiamo 514 di arenaria, quindi magari potremmo pensare di fare i letti in arenaria stavolta. Mobilio, arenaria. Eccolo qui, mo pensiamo a come fai i letti. Allora ragazzi, eccoci qui. Ho messo 8 letti in tutto. Io spero che questa disposizione gli dia, diciamo, l'accesso alla cassettiera. Ma se non fosse, non me ne frega nulla, calcola. E alcuni di questi letti li mettiamo medici. E così se tipo c'è sta uno in pericolo di vita tra i prigionieri li porteranno di corsa là. Ho fatto tutto in arenaia. E adesso appena si può dovremo fare anche il pavimento, perché vi ricordo che la stanza dovrà essere carina, purtroppo. Vediamo. Non bellissime, quindi non va bene. Potremmo fare mattonella di calcare, anche se non li abbiamo per adesso.
Poi dobbiamo fare la piastrella di cemento per far camminare la gente di fuori, non far appiccicare gli alberi alla nostra struttura. Qui non continuo perché tanto qui dobbiamo rifare tutto, qui poi ci pensiamo, qua sicuramente la possiamo rifare. Qui in realtà dobbiamo rifare tutto di ferro, cioè col pavimento. E senti, dobbiamo nascavare qualcosa di acciaio perché abbiamo finito il ferro. Ah, qua ci sono dei componenti, buono a sapersi. Ma questo è un muro di ferro? Eh sì, questa è tutta roba di ferro. Allora qua possiamo dire andare a demolire. Vai a demolire. Ovviamente non è roba della mia base questa, ok, perfetto. Laggiù che ho fregato il tavolo, è certo che è roba della mia base, perfetto. E andate a scavare pure altro ferro. Ovviamente se c'è da demolire è meglio perché quello là ci metti di meno. Però ecco qua un po' di ferro. Ecco qua, insomma, il piano della prigione l'abbiamo fatto, mo ci dovranno stare un bel po'. Senti, zii, quello che ha fatto sto scempio, può andare a demolire almeno un muro di calcare? Perfetto, almeno mo ci arrivano. Poi cancello questa zona, no, non nascondi, cancella proprio, espandi zona, vai così, tiè. Ma stai all'interno? Scoperto, no, devono. Ah, ci stanno gli alberi. Ok, perfetto. Appena tagliamo gli alberi, poi dobbiamo ammazzare questo perché sennò si mette a mangiare tutto. Il megabradipo è un animale maledetto. Mo qua ci vuole, eh. Per far questo ci vuole. Ecco, questo ha trovato 15 di ferro per terra. Che va a fa? Ah, stava a fa la stufa. Ah, vedi, c'avevo il ferro, ecco che mancava. Perfetto. Qui intanto si va avanti, perché tanto questi qua, lo scalpellino non si ferma mai, ragazzi. A un certo punto della partita lo scalpellino non si ferma mai. Ti trasporta tutto. Ma pure gli animali saranno là, un anno e mezzo a trasportare tutti questi esercizi. Ma poi forte va pure a tagliare, a minare il ferro, quindi a posto così. Mo la situazione cambia quando finiamo tutta sta roba, ragazzi. La situazione cambia forte. E poi, prima o poi, accumulando altre risorse, dovremo pure fare i muri. Là, tra un po' dovremo fare le mura tipo Attacco dei Giganti per difenderci dai prossimi raid. Ho visto certi screen dei raid finali, ragazzi, che io non ci sono mai arrivato a quel punto. Infatti non sono mai riuscito ad andare via con l'astronave, ma cioè, ho visto tipo che ti attaccano 30-40, mi veniva da piagne. E c'è pure te 30-40 colonie, quindi penso, dopo un po' la situazione diventa più che caotica. Già tre piotte di ferro. Il cibo va da paura. Senti, quello che cucina era viola. Ok, 5 di cucina. Ah, a proposito, viola c'ha la fiammella alla cucina, quindi in realtà va bene che va a cucinare lei. Ogni tanto fa annandiare qualcuno, ma insomma, ecco, se fa una tromba e mo va a lavorare. Si rilassa socialmente. Dove sta? Ah, sta ancora là. Ecco qui. Ah, mo va pure a dare la magna a quello. Va bene così. Casermone è quasi finito, pure questa è una struttura che sicuramente a lungo termine ci serve, ragazzi. Ecco, in realtà mo io sono matto, faccio a nulla su questi che hai già costruito. Tiè. Pure qui fai tutto a nulla. Nulla qua, nulla qua. Ho sbagliato subito. Ok. E qua il pavimento domo fa veramente, domo fa quello che spiana, perché purtroppo non è per tutta la superficie. Qui c'è sta qualche roccia che hanno scavato.
Trasporta la roccia, perfetto. Quando tu scavi dentro una montagna, normalmente c'è una certa probabilità che ti casca un pezzo di roccia. Pezzo di roccia lo puoi tagliare e ci fai, insomma, i mattoni come stiamo a fare noi fin dall'inizio. Quindi, però diciamo che secondo me è una pessima idea cominciare a scavare la stecca per trovare i pezzi. Infatti dopo un po' c'è la trivella, ecco, la trivella la fai uscire sottoterra i materiali che ti servono da costruzione. Muffalo adulto, femmina impazzita. Vabbè, comunque gli eventi stanno andando bene adesso comunque. Viola c'ha una pistola. Vai, sti due gli ha. No, chef mi sa che è uno di quelli buoni. Che sta a fa? Sta a magnà. No, lasciamolo magnà. Questo sta a cercare di reclutare quello. Cook sta a trasportare le patate a deposito, quindi viene Cook. Mangione, taglia blocchi di pietra, non mi va che sia lui. Questo sta a dormire. Lo sveglio. Ah, e poi Dusty lo mettiamo per primo. Che così se muore Dusty va bene così. Dusty purtroppo è troppo vecchio per continuare a essere utile nel nostro villaggio. Lo useremo come tank. Vai, bravo Dusty. Vatti a cura. Che si è fatto? Gli hanno tagliato un braccio? No, una contusione. Al collo, coglioni. Comunque, senti, ma rimettiamo a cosa? A alimentare il generatore, dai. Cioè, alla fine, 75 di legna. Quanto abbiamo di... Camp Fuel è costante, eh? Camp Fuel potremmo pure pensare di fare altri generatori se siamo matti. Ok. Se abbiamo finito il mobilio, poi questo comincia a costruire roba abbastanza fast, perché come vedete ci vuole 20 anni per fare solo un mobile. Annulliamo sti tre ordini, perfetto. Ecco, se poi magari cancelliamo dalla zona permessa questa qui... Vai, gli animali, magari non c'è bisogno che vanno. Vediamo se c'è qualche stanza che posso cambiare. Ok, no. Ok, questa la dobbiamo togliere, se no gli animali vanno a cagare nella camera da letto. Facciamo anche questa e anche questa, ovviamente. Non c'è bisogno che entrano nel locale batteria a cagare dappertutto. Nessuno è andato a prendere ferro, ma evidentemente quando serve ferro qualcuno va pià, perché qua l'hanno messo. Una pecora incinta, mi sa che abbiamo una quantità di pecorini incredibile. Eh sì, ormai abbiamo proprio la fattoria incazzata nera. Non so più arrivati i puma, meno male. Ha congelato, addirittura fa 4 gradi all'esterno, fa freddo fracico, eh. Però il nostro sistema di riscaldamento ormai funziona da paura. Dusty è tornato nuovo. Ecco. Cosa c'è? C'è il bisnonno di Chef e il bisnonno di Viola. Come i bisnonni? I bisnonni, oh. E quali sono? Humps. Ah, beh, perché sono sorelle. Quindi questo qua è il bisnonno di tutte e due, ragazzi. È nudo. È arrivato nudo. Cioè, si vede che sta con solo suo giacchetto e le palle di fuori. Perché vedi, dice è nudo. Croio. Che fanno questi comunque, ragazzi? L'artista, questo è un artista serato di sangue, questo è un cacco irritante, ipersensibile, sta sempre in depre. Transumanista robusto, nero invece che fa? Piromane. Misogino, irritante, solerte, avido. Oh ragazzi, così. I cannibali sono veramente troppo rario. Comunque, attaccano subito? No. Ragazzi. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata in cui dovremo resistere a questo attacco di una trench esagerata di selvaggi. Sette selvaggi, noi siamo sei, ma noi abbiamo le armi da fuoco e loro no. Con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. A presto!